buonasera. È una domanda per Simone. Ti volevo chiedere, Simone, ieri sia il coach che Zaitsev in un'intervista ha rimarcato il fatto che voi abbiate molto sofferto dal terzo quarto a muro, cosa che nelle ultime partite invece è andata un po' in controtendenza. Ti chiedo a cosa, dal tuo punto di vista, siano dovute queste difficoltà e se ti aspettavi probabilmente di giocare un po' di più vista la grande prestazione che hai fatto domenica scorsa. Come vivi questo ruolo per te, comunque in un certo senso nuovo? Grazie. Ok. Allora sì, innanzitutto saluto tutti gli amici della diretta, visto che siamo in diretta. Il discorso che ha fatto Boban e Ivan sono corretti. In effetti, da un certo punto in poi della partita non siamo stati in grado di contenere i loro attacchi, siamo stati un po' scomposti. Loro oggettivamente hanno fatto anche dei buoni colpi, noi forse con la voglia di andare su a prendere tutte le palle abbiamo un po' perso il lume, diciamo, invece di essere più composti e magari senza fare dei saltoni incredibili per andare ad altezze stratosferiche, e lì magari ci hanno, abbiamo concesso qualche mano out di troppo. A cosa è dovuto? Non lo so, perché insomma, come hai detto, è una cosa in controtendenza rispetto alle altre partite, rispetto anche ai primi due set, quindi non so, è successo, sicuramente bisognerà analizzare insomma la partita e poi, come sempre, il fare è quello di lavorare in palestra per migliorarsi dove si può migliorare. Venendo alla mia prestazione, alla mia situazione, insomma, alla fine lo accetto, perché comunque insomma siamo una squadra di tutti di grandi giocatori, c'è un allenatore insomma che è pagato per fare le scelte, quindi va bene così, io sono tranquillo, sono a disposizione, quando c'è bisogno io ci sono, e sicuramente quello che viene prima è la squadra, e quello, la cosa importante è questa. Poi le cose individuali, sì, se si gioca fa piacere, ma insomma la prima cosa è la squadra, quindi insomma va bene anche così. Ciao Simo, io volevo rivolgere una domanda anch'io a te. Tu sarai un ex di questa partita, sicuramente molto atteso, no? Volevo chiederti che sensazione avrai a tornare lì e cosa ricordi dell'ultima sfida giocata ad avversario qua, che mi sembra che voi ci abbiate fatto proprio un bello scherzo. Sì, ti ringrazio per la domanda, perché comunque io a Vibo ho passato un anno davvero, davvero bello, ho tantissimi amici là e quindi torno veramente con piacere a Vibo Valentia. Sarà un ambiente caldo, anche lì il palazzetto, i tifosi, c'è una bella tifoseria, il palazzetto è abbastanza piccolo, quindi sarà una bella bolgia, e comunque sarà una bella partita, una bella giornata di sport sicuramente. Sì, mi ricordo bene quella giornata qua a Perugia, quelle due sfide, perché quell'anno noi fu una stagione dove andammo insomma non benissimo, specie nel girone di ritorno, però mi ricordo che insomma qua a Perugia vincemmo contro una squadra che comunque aveva fatto un grandissimo campionato, arrivando, se non mi ricordo male, sesta, quindi me la ricordo con piacere quella giornata. Grazie. Prego. Simone, quanto può incidere, naturalmente la domanda che rivolgo anche a Donatella Lumia, la fatica di ieri con Ravenna per quanto riguarda questa trasferta faticosa, magari di molti chilometri, su un campo molto caldo, tra l'altro Vibo Valentia ha ottenuto la prima vittoria in campionato. Sì, loro saranno gasati, perché comunque venivano da tre sconfitte consecutive, hanno vinto su un campo difficile come quello di Milano. Inciderà, non penso che inciderà proprio di tanto, perché comunque insomma abbiamo giocato il giorno dopo, loro hanno giocato il giorno prima, però comunque anche loro hanno fatto un bel viaggio venendo da Milano. Poi tra l'altro parlavo ieri con la fidanzata di Rocco Barone, che abita qua, e anche loro mi hanno detto che hanno fatto un bel viaggetto la notte, quindi sono arrivati un po'. Però insomma questi sono dettagli, poi alla fine abbiamo oggi, abbiamo domani, e quindi insomma il tempo per recuperare ce n'è. Sono d'accordo, come ho detto prima, che sarà una sfida calda, però la giocheremo sicuramente sul piano del gioco insomma giocato, appunto, non penso che influirà più di tanto la trasferta. Anche da un'analisi di questa partita, visto che avete affrontato finora
a parte la Rina, comunque squadre che insomma lottano, squadre che lottano comunque per rimanere in Superlega. Sora è una ripromossa. Diciamo che Piacenza è un'altra squadra comunque di profilo basso qualche a un certo punto, perché non ci sono squadre, no, materasso, comunque una squadra che non ha i vostri stessi obiettivi. Forse Ravenna è stato il primo avversario di un certo livello, possiamo dire così. Ecco, possiamo fare un bilancio di questo avvio di campionato, quattro vittorie consecutive, forse l'ostacolo più difficile è stato proprio Ravenna ieri sera. Sì, intanto saluto anch'io come ha fatto Simone. Allora no, mi dispiace, non sono d'accordo con quello che hai detto, nel senso che Piacenza è uno squadrone, sta faticando, ma è stato costruito con obiettivi ambiziosi, poi quello che riusciranno a fare, come tutte le altre squadre costruite per vincere, si vedrà durante il campionato, ma ai nastri di partenza ha una rosa di primissimo livello. I cubani di Molfetta sono due giocatori di livello internazionale, Marshall non lo devo presentare io, quindi comunque Piacenza secondo me prima di iniziare il campionato forse tra queste quattro partite era quella più insidiosa. Fortunatamente li abbiamo incontrati magari in un momento in cui non erano, forse non lo sono ancora, al top della condizione, e abbiamo fatto un bel risultato fuori casa, e non so se cammin facendo questo risultato potrà essere ripetuto. Cioè anche altre squadre secondo me faranno più fatica di quanto abbiamo fatto noi per portare a casa il risultato. E Sora, come hai detto tu, sicuramente è una squadra che deve confrontarsi per la prima volta con la Superlega, e quindi nonostante laggiù il campo non sia un campo semplice, un palazzetto piccolo con tanta gente, però dai, obiettivamente forse il livello tecnico è diverso rispetto al nostro, e anche se con un po' di fatica, magari mi sembra il secondo set, la partita è sembrata andare via abbastanza liscia. E le altre due, che sono Padova e Ravenna, le ritengo finora, e spero di non sbagliarmi, le sorprese, saranno le sorprese del campionato, perché hanno delle individualità che io non conoscevo, sono sincero, ma incredibili, perché Mar e Shaw di Padova sono giocatori che probabilmente il prossimo anno andranno in squadre di primo piano, e Linel di Ravenna, gli stessi Van Garderen e Torres con cui ho giocato l'anno scorso, sono giocatori che giocano rispettivamente in tutte le loro nazionali, e quindi sono sestetti forti, che quando giocano contro le squadre cosiddette top team, che qualcuno ci definisce così, non hanno nulla da perdere, sanno che se perdono alla fine tra virgolette va bene, e quindi giocano con il braccio sciolto, senza pressioni, e fanno prestazioni come quelle di ieri, che sicuramente i demeriti da parte nostra ci sono, perché è evidente, ma loro hanno giocato meglio di noi. E quindi bisogna dare anche merito a Ravenna di aver fatto una partita veramente tosta, come si dice. Qualche pressione in più invece ce l'avete proprio quest'anno, forse, no? È una domanda che girò anche a Simone. Sì, chiaramente, come è giusto che sia, nel senso, quando una squadra è costruita per vincere c'è pressione dall'esterno, c'è pressione tra di noi, perché comunque si sa che siamo una squadra forte, e il problema però è che bisogna fare le cose sul campo. I proclami inizio campionato a me non piacciono molto, autodefinirsi più forti o i secondi più forti o i terzi più forti sulla base del mercato secondo me è un errore molto, molto grande che si fa nello sport. E uno può vedere a che livello è magari a fine del giorno d'andata. Lì si saranno sicuramente espressi dei livelli concreti di gioco, e lì si capirà magari una vera graduatoria delle squadre. A inizio campionato, solo perché magari sia Zaitsev che deve fare un altro ruolo rispetto a quello che ha fatto negli ultimi 4 anni, anche per lo stesso giocatore bisogna capire che non è semplice. Cioè, chiaramente sto parlando in attesa di Tanasijevic. Bisogna capire che i nomi è meglio averli che non averli, però poi il lavoro si fa di squadra, si fa ogni giorno, si fa sul campo, e quindi per tirare delle somme bisogna aspettare di vedere se veramente la squadra riesce a esprimere il potenziale che tutti dicono che abbia. Tutto qua. Grazie. Sul discorso pressione, insomma, è un po' cambiato
non dico un po', è cambiato molto rispetto forse ai 2 anni fa. Ma, indubbiamente, anche perché insomma la squadra ha acquisito dei giocatori di fama insomma internazionale, quindi è normale che ci sia pressione, come ha detto Dore. È anche vero che però insomma la storia è ricca di squadre che alla partenza si diceva vincessero tutto e poi non hanno vinto niente. Questo, come ha detto Dore, è una cosa che va costruita durante l'anno in palestra. Io capisco che sia difficile per la gente, per l'ambiente, insomma, capire che alla fine anche una squadra con nomi eclatanti possa avere difficoltà contro una squadra che magari i nomi non sono sconosciuti, pressoché sconosciuti. Però questa è la pallavolo, cioè nel senso uno sport di squadra dove poi quando vai in campo trovi un avversario agguerrito e tu devi poi mettere in pratica quello che sei, quindi non è automatico. Quindi insomma io spero che la gente capisca anche che i nomi ci sono, però poi c'è anche un lavoro dietro che è giusto, a cui è giusto pensare tutti i giorni, ma che insomma deve venire col tempo e con l'allenamento e con tutto il resto. Grazie. Prego. Io ti porgo una domanda diversa ad entrambi. Fatto da Dore ti chiedo, tu nel primo estratto della tua esperienza con la SIR sei andato via al momento in cui la squadra era forte ma non così competitiva. Ti chiedo se così la sensazione se hai pensato di tornare e giocare in una SIR di questo tipo. Allora, sai, pensare di tornare, uno ci può pensare, ma tante volte nello sport le strade rispetto a quello che pensi cambiano molto velocemente, quindi non è una cosa su cui si fa affidamento, ecco, uno prova a vivere al meglio le esperienze che fa nel presente. E è chiaro che Perugia è un'ottima piazza, lo era quando io ero qua, e si vedeva che dall'entusiasmo che ha il presidente, dall'entusiasmo che c'è comunque nella città, nella regione anche, che sarebbe cresciuta, si percepiva, e non avevo dubbi sul fatto che nel giro di 1, 2, 3, poi lì molto purtroppo fanno i risultati in questo, sarebbe diventata una delle prime squadre del campionato. Ti ripeto, sperare di tornare, sì, perché quando si creano squadre così forti, almeno dal mio punto di vista, anche sapendo di giocare meno, è sempre stato un desiderio far parte di progetti di squadre così forti. Poi è chiaro, dallo sperare al pensare, al sapere di tornare, questo non posso dirti di sì, perché non dipende sempre solo dalla volontà del giocatore, ci deve essere anche un incastro di situazioni che lo permettano, ecco. Certo. Simone, io invece ti volevo chiedere, quando è finita la partita ieri ho pensato, probabilmente se fossimo stati nella stagione scorsa, questa partita Perugia l'avrebbe persa. Perché più di una volta nei momenti di difficoltà, quando improvvisamente la situazione diventava da ottima a pericolosa, si crollava. Si è parlato molto in queste ultime ore del fatto che comunque c'è stata una rimonta da parte di Ravenna, che poi non è sfociata fortunatamente per voi in una sconfitta, in una vittoria per loro. E guardando il bicchiere mezzo pieno, quanto è importante vincere una partita del genere anche rispetto al vissuto che avete avuto lo scorso anno? Grazie. Sì, ti ringrazio per la domanda, perché anch'io la penso come te. L'anno scorso succedeva spesso che magari nei momenti di difficoltà la squadra proprio, è capitato diverse volte, perdesse un po' proprio il pallino del gioco e magari subisse anche troppo. Ieri insomma, quando abbiamo vissuto un momento di difficoltà, rimontati da 2-7-0, nel tie break non era sicuramente semplice, special un tie break combattuto punto a punto, non era semplice insomma vincere, quindi siamo stati bravi, siamo stati concentrati in momenti decisivi, e quindi questo è sicuramente un merito. E poi io penso che è sicuramente importante vincere, perché ogni singola partita crea poi il futuro di una squadra, cioè vincere una partita così
lì è sicuramente una cosa importante, perché è poi un ricordo che c'hai, è un'esperienza che hai vissuto positiva, che poi forma, specie una squadra nuova come questa, comunque con tanti elementi nuovi, ti forma anche per le partite, per il campionato a venire. Quindi sicuramente è importante, siamo stati bravi, l'ho detto anche ieri, bene così, ce lo ritroveremo sicuramente. Bisogna continuare, almeno da questo punto di vista della tenacia, dell'atteggiamento, a mantenerlo questa cosa, e poi comunque lavorare su tutto l'ambito tecnico che sicuramente c'è da fare. Ecco. Prego. Punti persi allora rispetto alla partita di ieri, o un punto guadagnato? No, secondo me sono due punti guadagnati, perché abbiamo vinto e sono due punti guadagnati. È chiaro che sul 2-0 bisognava essere magari un po' più cinici, però bisogna dare anche atto a Ravenna di non aver mollato e di aver continuato a giocare una buona palla a volo e di averci messo sotto. Comunque l'importante era vincere, abbiamo vinto, quindi io sarei soddisfatto, ecco. Sono soddisfatto. Non lo so, nel senso, dipende da dove vuoi vederla. Se la vediamo alla fine del secondo set è un punto perso, se la vediamo alla fine del quarto secondo me è uno guadagnato, perché uno già l'avevamo preso prima, finendo i primi due set. Non lo so, sono discorsi che al momento secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso, bisogna lavorare tanto, siamo inizio stagione, come ho detto prima, si spera che l'assetto della squadra in futuro non sarà nemmeno questo, si spera, nel senso che speriamo tutti nel rientro di Atanasievic il più presto possibile, quindi noi dobbiamo lavorare e vedere, cioè chiaramente fare autocritica ogni volta che le partite non vanno come vogliamo. E ieri è una di quelle in cui le cose potevano e dovevano andare meglio. Però siamo ancora all'inizio, bisogna lavorare, e quando si vince bisogna guardare poco a quello, guardare cosa è andato male, ma essere contenti che abbiamo vinto, perché ragazzi siamo comunque a 4 vittorie su 4 partite, questa società non l'aveva mai fatte, meglio che aveva fatto la società erano 9 punti in 4 giornate, adesso ne abbiamo 11, quindi... Bisogna essere contenti e non dimenticarci che si può far meglio in alcune cose, magari in alcuni aspetti addirittura molto meglio. Domenica si torna in campo praticamente senza allenamento, poi inizierà una settimana che culminerà con due sfide di un certo livello. Come ci si prepara a questo, o meglio, a tre sfide poi in verità, una successiva all'altra, come ci si prepara a queste grandi appuntamenti? Ma ci si prepara come sempre, penso, entrando in palestra tutti i giorni, allenandosi al massimo, cercando di limare le cose che magari si pensa poter fare meglio, però insomma la strada, almeno che conosco, che conosciamo, è quella di lavorare in palestra senza pensare poi a tante altre cose, ecco, secondo me è così. Vincere aiuta a vincere. Ah sì, tanto lo sport, la differenza tra vincere e perdere è abbastanza evidente, no? Facciamo un saluto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao e seguiteci, continuate a seguire. Grazie di averci seguito. A posto.